In conferenza stampa con Ciro Foggia, attaccante dell'Audace Cerignola. Allora, Ciro, come state? Te lo chiedo anche in virtù di quella che è stata la sosta per via della Viareggio Cup, nella quale è impegnata la rappresentativa nazionale di Serie D. Sì, noi veniamo da 5 vittorie consecutive, quindi non è che non ci voleva questo stop, però comunque venivamo da un trend molto positivo. Però comunque ci ha aiutato a ricaricare le batterie sia mentali sia fisiche per affrontare queste 8 partite molto importanti per noi, sono 8 finali. Ecco, quale deve essere il segreto per affrontare al meglio queste 8 finali? Sicuramente bisogna proseguire quello che è il trend positivo, lo ricordavi anche tu, 5 vittorie consecutive. No, che sappiamo che comunque sono 8 partite che non possiamo sbagliare nemmeno una. Abbiamo bisogno di 8 vittorie. Bisogna di tanto sacrificio, tanto cuore, come stiamo facendo inoltre in queste ultime 5 partite, ma al di là di tutto, in tutto il campionato che abbiamo trascorso. Servono anche i tuoi gol, tu lo sai bene, per coronare quello che è un doppio sogno, anche se quello più grande è quello per il quale si lavora ogni giorno. Sì, ovviamente per vincere le partite bisogna dei miei gol, anche i gol di tutta la squadra per vincere le partite, però i gol degli attaccanti ovviamente sono sempre quelli là più importanti. Quella è la telecamera. Cosa ti senti di dire ai tifosi gialloblu in un momento importante che vedrà il ritorno allo stadio Monterisi in un derby, quello contro il Fasano? Non è mai mancato il sostegno da parte loro, domenica tutti presenti. Sì, domenica, vabbè, come altre domeniche ci aspettiamo comunque sempre il sostegno del nostro pubblico che è molto importante, proprio che comunque mancano 8 partite, 4 in casa e 4 fuori, queste 4 in casa dobbiamo fare un fortino e devono essere loro a trascinarci fino alla fine, domenica proprio come domenica che diciamo loro questa partita è sentita, questo derby importante, mi auguro un Monterisi strapieno. Grazie a Ciro Foggia.